Pupo e Barbara D'Urso hanno avuto un flirt oltre 30 anni fa. Questo è quello che dichiarò il popolare cantante e conduttore durante un'intervista in TV a Sky Sport 24, dichiarazioni che la bella Carmelita non gradì, decidendo di agire per vie illegali e chiedendo un maxi risarcimento danni da 50.000 euro. Dopo 4 anni di battaglie, si legge oggi sul quotidiano fiorentino La Nazione, il Tribunale di Roma respinge la richiesta della D'Urso e le addebita 4.000 euro di spese processuali. Si direbbe assolto per aver commesso il fatto. La stagione calcistica 2010-11 era alle porte, Sky lanciò lo spot con la colonna sonora di una delle canzoni di Pupo, era La storia di noi due. Per questo Sky chiamò Enzo Vinazzi, vero nome del cantante nato a Ponticino, e fu lì che arrivò la rivelazione Scob. Fu una canzone che dedica ad una grande donna di Mediaset, che fa la conduttrice e con cui ho avuto un flirt, Barbara D'Urso. La D'Urso negò subito tutto e decise di sporgere querela. Adesso dopo 4 anni di carte bollate e dichiarazioni velenose, il giudice ha dato ragione a Pupo. Chi se ne frega.